In questa lezione vi parlerò del primo sistema di coordinate usato in astronomia, che va sotto il nome di sistema di coordinate alto-azimutale, o più brevemente alt-azimutale, è comunque la stessa cosa. Ma che cosa è un sistema di coordinate alto-azimutale? È un sistema che permette di determinare univocamente la posizione di una stella in cielo nel corso di una nottata, riferita però ad un certo istante t, cioè come se noi congelassimo la posizione di quella stella ad una certa ora. Le coordinate che vengono date a questa stella sono riferite sostanzialmente a due piani. Uno è il piano dell'orizzonte e l'altro è il piano meridiano. Come abbiamo già visto nella lezione precedente, quando avevamo parlato della sfera celeste, avevamo già dato una vaga idea di quello che fosse l'orizzonte astronomico. Ecco, per orizzonte astronomico si intende quel piano tangente alla superficie terrestre nel punto in cui si trova l'osservatore che sta guardando appunto il cielo. E ovviamente questo è un piano geometrico, non è un piano fisico, perché non presenta rilievi ed è assolutamente piano. Il secondo piano di riferimento da cui potremo poi dedurre le coordinate astronomiche è il piano meridiano. Ma che cosa è questo piano meridiano? Ecco, per definire il piano meridiano dobbiamo considerare quel piano perpendicolare all'orizzonte astronomico che passa per l'osservatore e arriva esattamente sopra la nostra testa nel punto Z, chiamato zenit. Ma questo piano meridiano potrebbe avere una direzione qualsiasi, perché per il punto Z e per l'osservatore, in maniera perpendicolare all'orizzonte, possono esistere infiniti di questi piani. Ecco, il vero piano meridiano è quello che passa per i punti cardinali sud e nord. Ecco, se noi volessimo materializzare questi punti cardinali sul terreno, dovremmo cercare di osservare dalla parte sud il disco solare, il Sole, e dalla parte nord la stella polare. Vediamo un pochettino più in dettaglio come si potrebbe fare. Allora, per definire il punto cardinale sud, noi dovremo osservare il Sole quando questo raggiunge la sua massima culminazione sopra all'orizzonte. In questa maniera, se noi facessimo passare un piano sempre perpendicolare all'orizzonte, passante per l'osservatore, per lo zenit e per il centro del disco solare quando questo raggiunge la sua massima altezza sopra all'orizzonte, ecco che noi andremo ad incontrare sul piano dell'orizzonte stesso il punto cardinale sud. Diciamo che in questa maniera avremmo già definito il piano meridiano, però potremmo anche ottenerlo in altra maniera, cioè andando ad osservare dalla parte diametralmente opposta al punto cardinale sud, e cioè al punto cardinale nord. In questo caso noi dovremmo osservare la posizione della stella polare. Perché la stella polare? Perché la stella polare ha la peculiarità di essere una stella praticamente fissa in cielo, che non si muove, a differenza di tutte le altre stelle che comunque sorgono, culminano e tramontano. E questa stella come la si potrebbe identificare in una notte serena? Ecco, bisogna innanzitutto dire che la stella polare è una stella che si trova sul prolungamento della costellazione dell'Orsa Maggiore, prendendo le ultime stelle, le ultime due stelle del Gran Carro o dell'Orsa Maggiore, che dir si voglia, e andando, diciamo, in una certa direzione per 5 volte questa distanza, noi andremo a incontrare quella che si chiama appunto la stella polare. Ecco, se noi avessimo l'opportunità di osservarla per tutta la notte, noi vedremo che questa stella non si muove dalla sua posizione, a differenza delle altre stelle che, come abbiamo detto, sorgono, culminano e tramontano. C'è da dire a questo punto che la stella polare perché è fissa? Perché si trova esattamente o quasi esattamente sul prolungamento dell'asse di rotazione terrestre.
In realtà non sta esattamente sul prolungamento dell'asse di rotazione terrestre, perché è scostata da esso di circa 41 primi d'arco, cioè poco meno di un grado. Quindi questa quantità piccola non la si osserva ad occhio nudo, per cui abbiamo la sensazione che la stella polare sia sempre fissa in cielo. A questo punto vorrei inserire una pillola di astronomia, la prima pillola che prendiamo in considerazione, ed è quella di smitizzare il fatto che la stella polare sia la stella più brillante del cielo. Questa purtroppo è una credenza popolare che ancora al giorno d'oggi sussiste, e dobbiamo subito dire che la stella più brillante dell'universo, del cielo, che almeno noi vediamo alle nostre latitudini, è la stella Sirio. La stella Sirio è un oggetto molto brillante che si vede nelle notti d'inverno e si trova sul prolungamento dei tre re della costellazione di Orione, quindi è un oggetto molto brillante e molto ben visibile in inverno. Perché alla stella polare è stata attribuita la proprietà di essere la stella più brillante del cielo? Proprio perché c'è questa confusione tra stella brillante e stella fissa, cioè la stella polare ha solo la caratteristica di essere una stella praticamente fissa in cielo, ma in realtà non è assolutamente brillante, anzi è una stella abbastanza debole. Basti pensare che la stella Sirio è 22 volte più luminosa della stella polare, quindi questa è una credenza che si è trascinata nel corso dei secoli e purtroppo ancora al giorno d'oggi qualcuno pensa che la stella polare sia la stella più brillante del cielo. Ma vediamo un pochettino dove possiamo definire la stella polare sulla nostra sfera celeste. Ecco qui, come vedete in figura, ho rappresentato la sfera celeste in cui come base abbiamo l'orizzonte, e il cerchio meridiano abbiamo detto di averlo più o meno definito osservando il Sole e la stella polare, però la stella polare dove si trova in cielo? Allora, io qui ho considerato di osservare la stella polare stando a Torino, nella località di Torino. Ho scelto appunto questa località perché il corso di astronomia che stiamo facendo è stato appunto realizzato a Torino, e quindi mi è sembrato logico di poter prendere questa località, ma avrei potuto prendere una qualsiasi altra località della Terra. Ecco, allora noi sappiamo che Torino si trova a circa 45 gradi di latitudine, quindi se noi rappresentiamo l'asse di rotazione terrestre prolungato nel cielo riferito alla posizione di Torino, noi dovremo disegnarlo inclinato di 45 gradi, ovviamente nella direzione nord, rispetto al piano dell'orizzonte. Ecco, questi 45 gradi rappresentano appunto la latitudine indicata con la lettera greca Φ della posizione di Torino. Quindi se noi in una notte serena osserviamo verso nord la stella polare, stando a Torino, noi la troveremo inclinata rispetto all'orizzonte astronomico di circa 45 gradi. Come abbiamo detto, tutte le stelle, per effetto del moto di rotazione assiale, descrivono degli archi di cerchio via via più grandi man mano che ci si allontana dal polo. E abbiamo anche detto che la stella polare è approssimativamente sul prolungamento dell'asse di rotazione terrestre, ma in realtà si discosta di un piccolo angolo di circa 41 primi d'arco, quindi poco meno di un grado, e nel corso della notte descriverà un piccolissimo arco di cerchio intorno all'ideale asse di rotazione terrestre. Quindi per noi che stiamo sul terreno a osservare la stella polare avremo la sensazione che questa stella nel corso della notte non si muova mai. Viceversa, le altre stelle che si trovano in posizioni più distanti
descriveranno degli archi di cerchio via via più grandi man mano che ci si allontana dall'asse polare. A questo punto abbiamo definito l'asse di rotazione terrestre idealizzato su questa sfera celeste, ma perpendicolarmente a questo asse di rotazione abbiamo un piano molto importante, che è quello che io chiamo equatore celeste. Perché questo? Ecco, dovrei fare un'altra piccola figura. A questo punto allora possiamo cancellare la costellazione di Orione e fare questo discorso. Questa è la nostra Terra, questo è l'equatore terrestre e perpendicolarmente all'equatore terrestre abbiamo l'asse di rotazione terrestre. La Terra ovviamente ruota nel corso di una giornata di 360 gradi intorno al proprio asse, visto da questa direzione ruota in questo senso. L'equatore celeste altro non è che il prolungamento nello spazio dell'equatore terrestre. Infatti, se noi tagliamo con un piano la Terra passando per il centro e per l'equatore terrestre, ecco che noi prolungandolo nello spazio andiamo a intersecare la sfera celeste generando appunto quello che viene chiamato equatore celeste. Ecco, adesso volevo completare la figura facendo anche vedere la parte dietro alla sfera celeste, perché con l'equatore celeste, ecco, segniamo qui le iniziali, equatore celeste, difficile da scrivere in questa maniera, comunque ci siamo capiti, celeste. Ok? Per completare il discorso, prima di dare le coordinate del primo sistema, del sistema altazimutale, io devo dire ancora una cosetta, cioè che l'equatore celeste incontra l'orizzonte in due punti diametralmente opposti sulla sfera che si chiamano rispettivamente est davanti e ovest di dietro. Quindi l'est si trova esattamente a 90 gradi a sinistra del sud e l'ovest si trova esattamente a 90 gradi a destra del punto cardinale sud. Ecco, a questo punto abbiamo tutti gli elementi per poter incominciare a prendere in considerazione le coordinate del primo sistema di riferimento astronomico.